Live, ok. Ecco qui, siamo live. Siamo live, vediamo un po', aspettiamo che arrivi la notifica a comunicare l'inizio di questa nuova diretta dopo tanto tempo, Marco? Vediamo un po'. Eh sì. Ci siamo, eccoci qua. Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Social Kaliné Show dopo più di 2 mesi. Qui con me oggi solo uno dei miei 2 compagni d'avventura. Ciao a tutti amici, come va? Siamo ritornati qua sul nostro social. Sì, e tra poco arriverà anche il nostro Federico Salimei. Allora, tra poco arriverà il nostro Federico Salimei. Allora, ragazzi, oggi una puntata speciale. È molto particolare, abbiamo qui con noi il regista ideatore del filone dei Cinepanettoni, il nostro mitico Neri Parenti, insieme al che oggi ci presenterà il suo nuovo libro Due palle di Natale, insieme al suo editore Alberto Gremese e insieme a loro uno dei più grandi protagonisti dei Cinepanettoni, Massimo Boldi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Ciao a tutti. Ecco qui Massimo, ecco Neri ed ecco Alberto. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Sera. Ciao a tutti, ciao. Grazie di aver accettato il nostro invito, grazie a tutti. Novità su Marte. Novità che il film lo stanno guardando in tantissimi. Il film sì, sta andando tantissimo. Prima di parlare del nostro film, volevo parlare di un'altra cosa, volevo comunicare a Neri Parenti, che il giorno di Natale, il 25 dicembre, Canale 5 avrebbe dovuto trasmettere Il Grande Fratello, e invece trasmette Natale da Chef. Questo è il regalo di meglio. Buono, buono. Grazie. Si punta sulla qualità, quest'anno, Beh, soprattutto sulla comicità. E poi il 27 va in chiaro pure Marte. Poi il 27 in chiaro Marte e abbiamo fatto una scommessa l'altro ieri con Christian, con il direttore di Sky, il quale ci ha comunicato che l'anno scorso Tolo, il 27 dicembre, è libero, ha fatto 670.000 spettatori e loro contano che la coppia Boldi De Sica, il terzetto, Neri Parenti possono fare dai 4 ai 500.000. Dai 4? Sarebbe un ottimo risultato. Sì. Speriamo bene. Sì, dai. Allora, iniziamo però questa nostra diretta parlando del nostro libro del grande Neri Parenti, Due palle di Natale. Allora, prima domanda d'obbligo per Neri. Come è nata l'idea di scrivere questo fantastico libro? E lo ricordiamo ancora, appunto, Due palle di Natale. Come è nata questa idea, Neri? Allora, è nata per un infortunio. Nel senso che io l'anno scorso dovevo fare un film che poi all'ultimo momento, per questioni insomma, lunghe da spiegare, non si è più fatto, e poi mi sono trovato inattivo durante l'estate. Allora ho pensato di usare questo spazio temporale libero per raccontare, come dice nel libro, tutti gli aneddoti e tutti i dietro le quinte di tanti film di Natale che ho fatto con Massimo, con Cristian e anche con altri attori. Mi sono divertito, mi sembra che sia venuto anche bene. E poi successivamente, con la Gremese Editore, insomma, si è deciso di pubblicarlo e di mandarlo nelle librerie, sulle piattaforme, su Amazon, su tutto quanto. Quindi è nato da una mancanza di lavoro, diciamo, di tempo libero. Okay.
Comunque io l'ho già divorato in pochissimi, te lo dico, c'è un libro fantastico, cioè per chi è appassionato del genere secondo me può, cioè prende subito, è davvero bello, eh. Marco lo stava leggendo pure da qualche giorno, no? Quindi davvero, cioè non è di facciata, è proprio la verità, cioè, che chi è appassionato del genere, ma anche secondo me chi è appassionato pure la regia, perché si parla anche di tant'altro oltre Cino Panettoni, dai, quindi non è solo Cino Panettone. Beh, Neri, sì, Parenti è stato il regista di Paolo Villaggio per molti, ma tantissimi. Sì, ma c'è stato un riscontro, esatto, inaspettato. Non so, per dire, mi ha telefonato Sgarbi, mi ha telefonato Piera De Tassis, mi ha telefonato Kosulic. Insomma, c'è stato un riscontro veramente inaspettato. Ci sarà un seguito fatto. Inaspettato, Perché ormai questo lo dovete chiedere a Gremese. Magari se il maestro mi vuole scrivere un altro Alberto, libro, io glielo faccio al volo. Io quando ho ricevuto questa proposta da Neri quasi non ci volevo credere. Per me, insomma, io glielo, non so se gliel'ho mai detto, ma sono un grandissimo fan di uno dei suoi film, che Fracchi, la belva umana, e secondo me, quindi per me quando insomma ho ricevuto questo testo è stata una vera gioia, ovviamente non ci ho pensato su due volte, e poi purtroppo anche la situazione che stiamo vivendo di quest'anno così disgraziato mi ha portato a pensare che in effetti insieme a Neri appunto dicevamo che anziché il film poteva esserci il libro. Poi fortunatamente Neri è riuscito a fare un lavoro incredibile con il nuovo film, è riuscito a portarlo a termine. Ti faccio i miei complimenti, perché veramente ve li faccio a tutti, insomma a tutti voi, perché in questo periodo così difficile riuscire a completare un film e riuscire anche a mandarlo insomma in tempo per Natale, con tutte le difficoltà e le due palle che ovviamente si trovano dietro ogni angolo, la sorpresa è quello di non poter vedere il film sul grande schermo. Questo è veramente purtroppo, questo fa male, sì. Sì. La mancanza fa più male, grande, sì. Vabbè, ci siamo dovuti adattare il periodo. Senti, ho letto una domanda di Piero, mi pare, Lucci o qualcosa del genere. Sì, in cui chiede perché io chiamo Massimo Gobbo, se vuoi ve lo dico. Sì. Allora, si parla nel libro anche, infatti. Sì. Sì, quando abbiamo fatto il film Scuola dei Ladri, esatto, c'era Villaggio con Massimo, e allora a un certo punto io ho cominciato, facevamo qualche ripresa del film, e vedevo che Massimo camminava da gobbo, ingobbito. Allora gli ho detto: Massimo, scusa, ma perché tu cammini così? E lui mi ha detto: è perché Villaggio mi ha detto che se io sono gobbo sono molto più comico. E da lì è nata questo fatto di chiamarlo gobbo. Beh, Villaggio me ne ha combinate neanche da credere. Quando eravamo al derby, grande Paolo, a fare spettacolo, io ero giovane, ero nuovo, non ero ancora scafato, nemmeno adesso sono scafato, però vabbè. Allora, quando uscivo in palcoscenico avevo i primi 10 minuti che non riuscivo a parlare, mi si impiaccicava la bocca e facevo fatica. Allora Villaggio mi dice: ma tu no, devi fare come fanno i grandi oratori, cioè prima di uscire sul palcoscenico una bustina di zucchero e un bicchiere di limone subito in bocca, fai così fuori, buonasera, ma sei sicuro? Sì, sono sicurissimo, te lo preparo io. Si è messo a preparare lui lo zucchero e il limone, mentre lo speaker diceva: allora ecco a voi, signor, sai, subito mi vede, tac, abbiamo questa sera, bevi, zucchero, massimo voglio. Sono uscito,
Bloccato. No. No, non riuscivo più neanche a dire buonasera. E poi ho funzionato perché la gente diceva, ma io non riuscivo più a parlare. E Villaggio si scompisciava dalle risate. Questa è una delle tante che me ne era un dispettoso, Paolo. Era un bambino cattivo. Però nel libro c'è scritto anche che grandissimo, gliene avete fatte tante anche al povero Lino Banfi. Dove è stato pestato. Era una delle vittime preferite. Era una delle vittime preferite. Sì, ci sono degli episodi divertentissimi. Ma perché poi non se la prendeva nemmeno, forse. No, ma Lino è un grande... Un po' ci soffriva, un pochino ci soffriva, si vede comunque, però alla fine era tutto fatto con un certo affetto, insomma. Certo. Non era sì. Cattiveria. Nel film Pompieri poi, no? Tra l'altro, era stato preso di mira, diciamo, con sì, tutti i grandi... Nel film Pompieri era stato preso di mira, anche perché nel film Pompieri c'era una accolita di figli della mignotta che difficilmente ci riescono a mettere tutti insieme. Perché c'era Villaggio, c'era Massimo, c'era Andrea Roncato, c'era Ricky Tognazzi, forse mi scordo qualcuno, ma credo di no, e praticamente avevano messo, perché oltretutto questo film ha avuto siccome c'erano gli incendi, tutte queste cose qua, in realtà è stato girato quasi tutto di notte, perché di notte è molto più cioè l'incendio fa più effetto di notte, ma soprattutto girando in set ricostruiti tu puoi avere non puoi avere il tetto, diciamo, quindi c'è una certa sicurezza, no? Perché il fuoco diventa pericoloso quando è circoscritto, no? in interno, per cui c'erano delle lunghe attese, e quindi queste lunghe attese venivano consumate nel prendere in giro il povero Banfi, che praticamente era nel momento in cui faceva un po' il salto dalla serie B alla serie A, perché è stato un momento in cui il cinema era di serie B e di serie A, e quindi Banfi era praticamente vulnerabile, diciamo, da questo punto di vista. Ma io mi ricordo che con i vocabolari gli altri attori andavano a cercare delle parole difficilissime per metterlo in difficoltà sull'eloquio, no? No, perché tu dovresti essere un pochino più asturbulato, lui non sapeva di cosa parlasse, ovviamente, eppure gli dicevano ma no, tu devi mangiare i cibi esotici, e poi quando lui mangiava i cibi esotici gli dicevano ma no, ma è una stronzata, tu devi... mi ricordo un episodio in cui è stato coinvolto anche Massimo, che è molto divertente. Quando facevamo Scuola di Ladri, quindi molti anni fa, Villaggio era già un grande appassionato di cucina giapponese. Sì. E a Roma c'era un solo ristorante di cucina giapponese, che si chiamava Masei, mi pare, non per fare pubblicità. Sì. Ma no, ma e tutti i giorni si faceva arrivare sul set una scatolina verde con tutti i sushi, sashimi, eccetera, eccetera. E Massimo e Lino erano incuriositi da questo nuovo tipo di cibo che probabilmente non conoscevano. Allora Massimo un giorno li ha invitati nella sua roulotte e anche me per fare questo assaggio per la prima volta di cibo giapponese. Quindi sono arrivate tutte queste scatoline e come voi sapete il cibo giapponese di solito sta dentro come nei bignè, no? In una specie di contenitore di carta. Sì. Allora sia Massimo sia Lino che non conoscevano questa cosa hanno preso un pezzo di sushi e se lo sono messi in bocca con tutta la carta. Allora io ho cercato di fermarli e il Villaggio mi ha preso per un braccio, mi ha stretto forte e mi ha detto non mi rovinare uno dei momenti più belli della mia vita.
che era riuscito a far mangiare la carta a bordi a Buffy. Mamma mia. Tra l'altro, Neri, ci scrivono, sempre attinente al libro, dell'episodio che hai raccontato. Sì, me la ciula, di Anna Maria Barbera, disconsolata. Me la ciula, me la ciula. Che era molto particolare. Grande, sì. Maria Barbera, che è appunto disconsolata, che è descritto appunto molto particolare, no? Con cui non hai avuto molto feeling. No, non so cosa si possa dire, però dico, nel libro viene è una delle poche, se non l'unica forse, però d'altra parte lei era una persona con un carattere molto particolare, credo che anche, adesso non voglio andare nel melò, ma che poi ho capito che aveva avuto dei problemi veramente importanti da un punto di vista sentimentale, era una donna molto bella che poi per una malattia ha avuto, insomma, è diventata diversa, ha avuto un rapporto sentimentale travagliato con una figlia, con un uomo che l'ha abbandonata, che l'ha, e questo è anche il motivo probabilmente per cui poi ha fatto sconsolata, no? Perché sconsolata era una donna che aveva a che fare con segnata poi giustamente con degli uomini di merda, no? Quindi quello sono stato. E per cui aveva un, poi era anche, veniva anche da un grande successo cinematografico con il film di Pieraccioni, e quindi si sentiva in qualche maniera un po' chissà che. Chiaramente poi quando è arrivata, quando è entrata invece in un contesto molto unito, che eravamo Massimo, Cristian, io, De Laurentiis, eccetera, non è che gli abbiamo fatto fare quello che voleva, quindi si è trovata un po' in una situazione in cui si è sentita insomma esautorata da certe autorità che lui e lei pensava di avere, e poi aveva questo fatto di pensare di essere bella. Chiaramente non è facile, insomma, poi coniugarlo con un racconto cinematografico. Okay. È affascinante. Sì, sì, infatti c'era scritto che sperava che Ron Moss si innamorasse realmente, no? Non solo nel film, no? Avevi scritto. No, ma lì la cosa fantastica era le cose linguistiche, perché Ron Moss parlava solo inglese, sconsolata parlava solo una neolingua, quindi lui non capiva quello che succedeva, e quindi io da interprete dovevo cercare di non rompere il giocattolo, perché quello poi si incazzava, andava via, insomma c'erano tutti altri problemi eccetera eccetera, e quindi insomma poi dopo ha risolto tutto De Laurentiis, se non ti so dire come, però a un certo punto, come racconto nel libro, quando io a un certo punto ho sospeso la lavorazione del film perché non si poteva andare avanti così, e lui si è arrivato con un elicottero privato e si è chiuso in una stanza dell'hotel con Anna Maria, e evidentemente i contratti dei Laurentiis erano molto potenti, e da quel punto Anna Maria ha detto: va bene, io faccio tutto quello che mi dici, però l'importante è che non mi parli più. E quindi io parlavo come messaggero d'amore, parlavo con il regista, con una bambina, e ricevevo risposte sempre da Rose. Quest'estate ho incontrato Ron Moss a Forte dei Marmi in una spiaggia. Allora, Massimo, ok, come va? Bene, tutto bene, sì. Io le dissi: guarda, c'è sconsolata qui dietro, mamma mia, via. Lui non capiva le parole, ma capiva la tensione del momento, insomma. Sì, certo. si intuiva sì, sì. Invece Marco, è una domanda forse per Alberto pure, no? Dimmi. Ah, tu vuoi, io, dici io la domanda? Forse Marco si è bloccato. Sì. Ah, no, Marco, no, c'era Marco che aveva una domanda per Alberto, ma credo si sia bloccato. No, beh, appunto,
è carino, però dai, sta lì con quella collaborare faccetta. Infatti, se ti va di raccontarci la tua esperienza appunto per scrivere, diciamo, il libro per un grande regista come Neri Parenti. Guarda, ti ringrazio della domanda, perché noi in realtà la nostra casa editrice nasce come una casa editrice dedita al cinema da sempre, e ovviamente per noi avere personaggi insomma del calibro poi di Neri, che nel campo insomma della commedia italiana è al top, è fonte di grande orgoglio, insomma, motivo di grande orgoglio. E ovviamente noi insomma ci piace collezionare i nostri autori, farli entrare nella nostra scuderia affinché si possa dare alla nostra casa editrice sempre più un'impronta di insomma cinematografica di qualità. E poi, come dicevo prima, il fatto di aver avuto, diciamo, questa proposta di Neri mi ha personalmente intrigato, mi ha affascinato, proprio perché appunto sono un suo grande fan, un po' come tutti voi. Poi sono in realtà un grande fan anche di Massimo, di De Sica, di tutti, per cui sono un grande appassionato di commedia, ecco, quindi di commedia italiana in particolare. Quindi ogni film per me è sempre un divertimento, un'emozione. Mi emoziono anche a sentire loro parlare anche per loro di situazioni tutto sommato normali, che per noi invece sono sempre divertenti, no? Fatti curiosi che rendono straordinario, ancora più straordinario, il mondo del cinema, insomma. Senti, ci dai una tua critica, in poche parole, sul film che... fuori il nuovo film Vacanze su Marte? Guarda, io lo devo ancora vedere, a dirti la verità, perché sono stato particolarmente impegnato, però ce l'ho in programma, però ne ho sentito parlare molto bene, devo dirti la verità. Secondo me aspetta che è gratis. È ovvio. Poi adesso che ci ha dato questa notizia che il 27 è gratuito. No, però ne ho sentito parlare molto bene. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi questa cosa mi piace, mi fa piacere. Il cuore di gioia. Sì, decisamente. Grazie. Grazie della risposta, Alberto. Marco, ti ho rubato la domanda per Alberto. Quindi sarà bloccato la successiva. Sì, Cipollino, com'è stato condividere parte della tua carriera con Neri, sotto la regia di Neri? È stato, io ho fatto 73-74 film. I miei registi sono Carlo Vanzina, Neri Parenti e Enrico Aldoini, e poi ho fatto alcuni film con altri registi, ma sono loro tre che mi hanno dato l'opportunità di potermi esprimere al meglio. Ma specialmente Neri Parenti è proprio il regista ideale, il più bravo, che possa anche aiutarti oltre al dialogo, soprattutto alle gag. Adesso sono un po' vecchietto, ho fatto un po' fatica a fare certe gag, però anche in questo film siamo riusciti comunque a farne qualcuna, però in passato abbiamo fatto dei film con delle gag straordinarie che fanno sempre ridere, perché uno che picchia la testa contro un palo della luce mentre cammina fa ridere, come quello che scivola su una goccia di banana e così tanti altri. Messie Hulot non invecchia mai. Esattamente. Sì. Quando abbiamo fatto Cucciolo con Claudia Cole c'erano delle situazioni particolari. C'ero io che ballavo per far vedere a Claudia
in un locale una che danza era, Neri, quella che facevamo Non ho capito, scusa, Massimo. quando abbiamo fatto Cucciolo. Ti ricordi che poi c'è un punto che ballo una giravolta velocissima in un locale Sì, che abbiamo dovuto. era sulla canzone di Jovanotti. Esatto, sì. Ah. Però c'era una situazione, io non riesco neanche a alzare un piede, figurati lì, sembravo Nuraev, ad Vabbè, esempio. erano tanti Per anni fa, esempio, erano tanti Cucciolo. anni fa, li alzavi benissimo i piedi. Vabbè, ero giovane. Cucciolo mi manca, lo devo recuperare come film, non l'ho mai visto, devo essere sincero. Cucciolo è uno Non dei sarà film che mi manca. facile. Non sarà Non si trova, dici? facile, non si trova. Io ce l'ho, Tante io ce l'ho. persone mi chiamano per chiedere dove lo possono trovare, ma io sinceramente non li posso aiutare. No, io c'ho il DVD, Anche in però. pagina ce lo chiedono spesso comunque, eh? Sì, Cucciolo, sì, sì. sì. Una domanda per Neri, tornando sempre al libro, Due palle di Natale. Appunto, si parla dei problemi che avete incontrato nell'ultimo film, no? Vacanza su Marte, a causa dell'emergenza Covid. Ti va di raccontarci, diciamo, qualche aneddoto, magari, anche se poi chi ha letto il libro già, ha Parlare, bene o male. Sì. cioè, parlare di aneddoto per una cosa così grave, È un insomma, po' dura. è un po' dura. No, Infatti, beh, sì. io ho aggiunto questo capitolo perché quando io ho scritto il libro ancora non c'era questa Covid Certo. e ho detto adesso parliamo di una cosa serissima che non, sulla quale non si deve scherzare. Però da un punto di vista, diciamo, di curiosità, certo le riprese in Covid sono state del tutto condizionate, ma è stato Molto. condizionato anche la scelta del soggetto, perché bisognava trovare un tipo di soggetto che permettesse di Poter lavorare, certo. rispettare i protocolli di sicurezza che c'erano. Quindi il film, diciamo, su Marte prevedeva che c'era una grande parte che veniva girata a Cinecittà, nei teatri, perché Marte ovviamente non è che c'è, come dal vivo, cioè non è che si trova l'ambiente di Marte. E quindi è stata costruita e ricostruita a Cinecittà, il che ha permesso di avere un controllo sui protocolli. A Cinecittà si entrava tutti i giorni, si misurava la temperatura, si facevano i tamponi, si stava in un ambiente protetto, ognuno aveva collegamenti con le altre troupe. Un'altra parte l'abbiamo girata in un albergo che figurava essere su Marte, che era chiuso, e quindi noi avevamo perfettamente il controllo della situazione sanitaria. Quindi è stato un po' anche così. Poi certo, facevano anche un po' ridere certe precauzioni, noi avevamo due attori che si dovevano baciare, si dovevano fare il tampone prima di baciarsi e il tampone dopo essersi baciati, che quindi era una cosa che faceva abbastanza Incredibile. ridere. Quando io dovevo Sì, parlare quella era Mari lato sì. con Massimo, con Cristian di una scena, dovevamo uscire dal teatro, calarsi le mascherine e parlare a distanza. E chi ci vedeva fuori sembrava che litigavamo, perché la voce era molto alta, no? Cioè, invece in realtà stavamo solo pensando come fare al meglio quella scena, insomma. Ripeto, io l'ho Beh. detto prima, abbiamo fatto, io personalmente ho fatto 72 tamponi, cioè il naso Wow. distrutto, insomma. Come una patata, sì. No, Mamma mia. io invece ero terrorizzato, sono ancora in un certo senso, quando dovevi fare il tampone che non sapevi se era negativo o positivo, se fosse stato positivo, che cosa facevo? Che è finito il film, cioè un disastro. Beh, no, Perciò no, vivi con l'ansia. Massimo, noi qualche precauzione l'abbiamo presa, per cui il film è cominciato almeno 2 mesi prima di quanto in realtà noi iniziavamo i film di Natale. Quindi era anche prevista la situazione che se ci fosse stata qualche positività,
avevamo la possibilità di fermarci per il tempo dei 14 giorni, diciamo, e il film sarebbe comunque finito. E comunque il dubbio è la situazione che si viveva, come si vive anche adesso. Io ho dovuto andare a Domenica Ini ieri e ho dovuto fare il tampone domenica mattina. Un altro tampone continuamente. Vabbè. Spostiamo pagina, dai, speriamo che con il 2021 qui invece, per esempio, tornare tutti al cinema. Sì. No, ci dice che c'è il vaccino. No, infatti, speriamo che il 2021 ci faccia tornare al cinema. Ho sentito un professore leggere il bugiardino. Sai cos'è il bugiardino? Sì, quello che sta dentro la posologia, che sta dentro le medicine. Esatto. Foglietto illustrativo. Vabbè, non commento per cerchiete su un bugiardino. Qui, per esempio, Neri. Prego. Però Massimo, però qui, a noi ce lo fanno, per esempio, a noi ce lo fanno chiedono, presto, però, purtroppo. Ma certo, va bene. L'età. Che se voi fa? Fate da cavia, che volete che sia? No, noi siamo tra i primi, dopo medici, dopo infermieri arriviamo noi. Poi ci fate sapere com'è, dai. Sì, esatto. Perché poi bisogna rifarlo dopo tante settimane, solo allora si qualche punturina e via, dai. No, io non ho paura delle punture. Io nemmeno. Tutt'al più uscirete come nel film Viene avanti cretino, che Lino Banfi che va a cercare lavoro in quel, oh mamma mia, non mi viene, vabbè, va a cercare lavoro in quel posto tutto automatizzato che schiaccia i pulsanti, e poi alla fine arriva quello e fa che fa tutti i suoni strani. Ah, ho capito, sì, tutto sì, più sì. Diventate così, era grande magazzino. No, speriamo di no. Senti, invece bisogna fare un elogio qui, per esempio, mi chiedo Milena Vukotic, no? Se... ha fatto un personaggio straordinario e veramente non solo brava, di più. È vero, no? ma devo dire in questo film gli attori sono tutti bravi, a parte Massimo, Cristian, anche Paolo Minaccione, Lucia Mascino, Michela Vukotic, Herbert Ballerina, Denise Tantucci. C'è un film che veramente ha un cast pregno di attori bravi. No, è stato un bellissimo film. Peccato sia, sì, appunto, l'unico inconveniente non vederlo al cinema, però le piattaforme digitali comunque ci offrono la possibilità di vederlo comodamente da casa. Oh. Quest'anno va così ormai, no? L'importante è che ci sia un film con la coppia riunita e col ritorno alla regia, appunto, di Neri, no? Il problema è che la cosa non, tra l'altro, non finirà, non finirà troppo presto, io credo. Infatti. Vabbè, se no, penso ci potremmo tornare. Qui, tra l'altro, dicono finirà diciamo, l'emergenza, e certo ci vorranno 3-4 mesi prima che si stabilizzi un po' la cosa, obiettivamente. Speriamo, perché adesso noi stiamo facendo dei discorsi divertenti e quindi non crediamo in questo. Però insomma, questo Natale è preoccupante, tanta gente in giro, insomma, è veramente preoccupante. Vabbè, ma c'è il vaccino, di conseguenza. Qui, per esempio, mi chiedono, Neri, hai mai rimproverato qualcuno sul set? Ti sei mai arrabbiato? Rispondo un attimo io, perché ero anche una piccola comparsa nel film. Quando non mi ricordo, e devo dire che Neri ha avuto una grande... Io quando non cazzo, no, però Neri ha avuto una grande pazienza, Neri ha avuto una grande pazienza soprattutto con le comparse, perché mi ricordo che, cioè, non io personalmente, ma c'erano tanti che facevano un casino assurdo, cioè Neri ha avuto una pazienza, poi dopo ha sbottato un attimo, ma ci sta pure, cioè. Ma la pazienza è una delle prime doti del regista, perché se tu non hai pazienza e crei un clima di tensione, di agitazione, le cose vanno peggio. Quindi è meglio che tu hai pazienza,
spieghi bene quello che non va bene e poi ricominci da capo. La pazienza il regista deve avere due doti fondamentali. La pazienza è una vescica molto resistibile, perché puoi stare anche 12 ore senza andare in bagno. E quindi queste sono le due cose più importanti del regista. E poi a un certo punto devi farti sentire, insomma, perché sennò diventa un impiccio, diventa un problema. Però insomma, io ho fatto tanti film, insomma, ho sempre perseguito la linea che se tu sei gentile, paziente, spieghi bene le cose, non strilli, non crei tensione, eccetera, eccetera, poi le cose vanno molto meglio. A voi affezionati, qui Neri, vi piacerebbe sì vedere un Marte 2 oppure un altro film, oppure uno dei film che abbiamo fatto in tanti anni rifatto? Quale preferireste? No, Marte 2 non bella domanda. Marte 2 non se ne parla. Io farei una Spasso nel tempo 3. Spasso nel tempo 3 ce lo chiedono tantissimo. Quello non ha tempo, appunto, la Spasso nel tempo. Quello lo puoi fare utilizzando tutti gli slot, chiamiamoli così, temporali, che non sono stati usati nei primi due film di Carlo Enrico Vanzini. Sì. Leggo Neri. A me ci piace tanto anche il film. Sì. Leggo Neri, ci racconti. Sì, vai, prego. Avete girato la scena di Vacanze dei Capovolti fra Discesa della Morte con il Water? Praticamente, no. Quando dovevamo girare quel film, io avevo trovato su un sito internet che c'era un posto, non mi ricordo, in Scandinavia, in cui facevano questa cosa, che facevano queste discese sulle utilizzando come slitte tutti questi invece strumenti normali, no? E allora insomma siamo riusciti a rifarla, noi abbiamo fatto il piano, abbiamo fatto la scala scaletta, abbiamo fatto il cesso, abbiamo fatto il pianoforte, abbiamo fatto, era una scena molto divertente, bella, bellissima. No, invece posso fare una domanda io, Neri? Quella è stata una delle mie vacanze di Natale pure. Come ha iniziato a fare regista? Cioè la sua prima esperienza con Steno, cioè come è arrivata poi, come è arrivato a lavorare con Steno, che peraltro... No, con Steno io facevo l'aiuto regista, che è tutto un altro mestiere naturalmente. Certo. È capitato che abbiamo fatto un film che era Piedone l'Africano, in cui per motivi tecnici c'è stato un problema, sono scappati gli animali dall'alloggio, soprattutto si è dovuto creare una seconda unità molto cospicua che dovesse girare tante scene del film per poter garantire un'uscita natalizia anche in quel caso. E quindi quando io ho avuto l'incarico di fare questa cosa da Steno, a cui sono molto grato, perché in realtà si stava cercando un aiuto, un regista di seconda unità, farlo venire dall'Italia, eccetera, eccetera, e invece Steno ha dato fiducia alle mie capacità. E quando abbiamo fatto questa cosa, che poi è venuta bene, si è integrata perfettamente con il resto del film, questo ha fatto sì che poi mi hanno incaricato di fare un altro film, insomma, da regista. Bello. Molto, molto interessante. Quindi si può anche quasi dire che lei è una sorta di cugino di secondo grado di Vanzina. Perché comunque... Ma sì, anche perché siamo coetanei, adesso purtroppo Carlo non c'è più, ma poi abbiamo lavorato insieme dopo, successivamente, tante volte, abbiamo fatto un sacco di sceneggiature, quindi abbiamo avuto sempre un rapporto ottimo, quindi anche adesso sto facendo un'altra cosa con Enrico, quindi insomma... Sì? Quando abbiamo fatto Fratelli d'Italia è stato
nell'89. Freddy d'Italia, io sono, bellissimo. Io so milanese, però sono pacchiotto. Stupendo. Una cosa, ma lì una comunque cosa, anche la critica, la cosa curiosa di quel film, che quando ce l'ho commissionato Achille Manzotti, sì, il produttore che adesso non c'è più, e era, insomma, ci piaceva talmente tanto che con Enrico, perché Carlo non c'era, mi pare, abbiamo scritto la sceneggiatura in un mese, cosa che di solito invece ci vuole molto di più. 3 mesetti. Ma dipende. Non c'è un termine preciso. No, cioè, comunque, cioè anche da comparsa ti rendi conto tutto il lavoro che c'è dietro ad un film, eh? Cioè, che magari molti sottovalutano perché dicono, ma quelli sono film leggeri, però c'è un lavoro dietro impressionante, Certo. Sì, insomma, e chiaramente vedendolo, poi non è che tutti devono essere così esperti, quindi vedendolo sembra così che sia una cosa facile. Non è facile, poi se l'avete vissuto, avete visto, non è facile assolutamente per niente, anche perché ci sono poi dei problemi economici, bisogna stare dentro certi budget, bisogna stare dentro certi numeri, bisogna stare dentro certi tempi di lavorazione. Quindi infatti nel libro tutti questi due palle vengono fuori quando vengano a mancare qualcuno di questi elementi, insomma. Eh beh, sì, effettivamente. Sì, è vero. Allora, abbiamo parlato quindi nel film degli aneddoti di alcuni film. Abbiamo parlato di Enrico e Carlo Vanzina. E invece di Aurelio De Laurentiis, di cui si parla anche nel libro, cosa ci puoi dire? Beh, Aurelio è un... Beh, i contratti, no? Che erano belli... Sì. Sì. Beh, Aurelio è un personaggio difficile sotto un certo punto di vista, perché è sicuramente un accentratore di potere, un accentratore di decisioni, però detto questo è anche uno che ti sta a sentire, per cui se tu le tue argomentazioni che sono contrarie alle sue hanno un senso, lui le accetta e ti viene dietro, e poi soprattutto ha anche questa grandissima dote di difendere il film come fosse un figlio, e quindi per il film di fare qualsiasi tipo di lecita programmazione, è riuscito a portare in Italia gli attori. Ecco. Ci sono. È riuscito a portare Danny DeVito, Cindy Crawford, non con me ma anche con Vanzina, dei grandi attori americani, è riuscito a fare film coinvolgendo dei personaggi famosi che non erano attori ma tipo tifosi, paparazzi, eccetera eccetera, quindi sicuramente. Poi lui aveva soprattutto un vantaggio, che mentre di solito tutti i produttori vanno da una distribuzione, si fanno dare dei soldi e poi con quelli fanno il film, lui aveva il grande merito di fare il film con i suoi soldi e quindi di poter poi dettare delle condizioni alle distribuzioni per avere un lancio del film in una certa maniera, e questo è un è un pregio eccezionale, un grande pregio, sì. Quando abbiamo fatto il film con Maradona, ti ricordi, Neri? Come no? Maradona è stato prelevato con una Rolls decapotabile sotto pancia di un Boeing 747 con tutta la sua famiglia. Quando ha finito il film, l'ho accompagnato io, sempre sotto pancia con un ape piaggio. No, fantastico. Ma troppi ce ne sono ma stati. Ma io ho amato la Maradona, la squadra del Napoli. Sì, sì, sì. Nesta, io ho amato Bodi, Cindy Crawford. Tifosi, bellissimo. Tifosi, Bodyguard, paparazzi. Tifosi è stato bellissimo. Sì, tutta la trilogia lì. Tifosi, Bodyguard, sì, paparazzi.
Bellissimo. Ecco, ma posso fare una domanda a tutte e due voi? E poi comunque... Che effetto, sì, che effetto vi fa quando vedete e sentite le persone che ripetono le vostre le battute che sono di un film o comunque dei tormentoni che sono diventati ormai vostri, quindi Massimo mi riferisco a te, ovviamente Neri per altre battute di film... Cioè, ormai vi siete abituati un po', ormai non ci fate più caso, oppure comunque è sempre un po' un'emozione, perché... No, io le tengo buone per il film dopo, il successivo. Ci dispiace non avere i diritti d'autore. Esatto. Ma a me la cosa... Ci vorrebbe. La cosa che mi fa più arrabbiare... E quando incontro persone che almeno da un punto di vista visivo sembra che abbiano la mia età più o meno, che mi dicono io sono cresciuto con i suoi film, ma come sei cresciuto con i suoi film? va bene per voi ragazzi, ma, insomma una persona della mia età perché è cresciuto con i miei film? Mi ricordo anche Cristian si incazzava come una bestia. Certo. Sì, che direbbe vattene a piangere. Sì, no, non lo faceva perché erano comunque dei fans, però insomma il concetto era quello. Sì. Chiaro. Quindi ragazzi, cioè, dobbiamo acquistare questo libro, eh? Cioè due palle di... Ah, proprio così, si sei fermato proprio. Frizzato. Senti, però io approfitto di questa diretta, sì, per uno scoop. Oh. Cioè, voglio sapere da Gremese, ecco, a questo libro come va? Il libro sta andando benissimo, non bene. Ah, benissimo. Meno male. Meno male. Benissimo, lo stanno chiedendo dappertutto. E, su Amazon, come sa, è finito, l'hanno riordinato, ci sono addirittura stati problemi di disponibilità proprio perché non facevano a tempo a ordinarlo, che già rifiniva, e quindi è stato veramente un tourbillon di emozioni. E fortunatamente la libreria anche lo sta ordinando molto bene, per cui, e lo sta vendendo anche molto bene, per cui nonostante le limitazioni insomma, che ci sono in giro con i negozi chiusi o semi chiusi e adesso lockdown vari, comunque il libro si è mosso veramente aperte, molto, molto bene. Le librerie sono ancora aperte, non si sa se adesso in questi giorni purtroppo mi sa che verranno chiuse anche queste. Certo. Fino al 23 forse. Quindi affrettatevi a prendere il libro. Ma io invece ho un altro scoop, quindi, che ribalto. Noi abbiamo 25 copie autografate pronte da spedire per voi per questa serata, quindi se volete acquistarlo, non so se tu hai già il link, se puoi mandarlo, oppure se vuoi lo scrivo io qua sotto, non so, però chi lo... eccoci, provo, ho messo, non so se lo vedete, no. Va bene. Sì, io lo vedo, sì. Chi lo vuole può comprarlo qui e noi ve lo spediamo domani mattina. Domani mattina le copie sono autografate, sono 25 copie per voi, poi adesso vediamo se ci fossero ulteriori richieste, come mi immagino. Abbiamo qui il protagonista del libro pronto, immagino, giusto? Quindi devo venire a parlare delle altre. Assolutamente, prima di Natale. ma dobbiamo concludere con due palle di Natale, bisogna quindi andare a mettersi lì ad autografare. Ecco qui, no? Lo mostro subito, lo mostro in evidenza. Bravo. Questo qui, bravo. Qui, e ragazzi, poi, peraltro, è il quindi... link per poter acquistare... Tra l'altro, altro piccolissimo scoop, sì. Però insomma, oltre al 15% di sconto che avete sul nostro sito, e per voi che lo comprate questa sera c'è un 5% in più di sovrasconto, per cui lo comprate col 20% di sconto, con la copia autografata, insomma, cosa volete di più? Vi arriva poi, a casa. Poi c'è anche lo sconto, quello dello Stato, no? Sul questo... la carta di credito.
Sì, ah sì, con la carta di credito, sì, certo, il cashback, sì, sì, sicuramente, quindi basta, quello però è una cosa che esula dal mio titolo, sì, si può usare, se usate la carta di credito potete sicuramente recuperare quella cosa dei giovani, cosa adesso non mi ricordo. Ah sì, quello è il... vedendo sul sito c'è scritto potete usufruire dello sconto della, quello dello Stato per i libri. Noi facciamo sconti per tutti, quindi non c'è problema. Venite sul nostro sito e sicuramente lo odiamo. Buona scultura. Per gli ultra 55 anni c'è qualche sconto. Beh, lo troviamo, ce lo inventiamo lì per lì, ma lo facciamo. Allora inventiamocelo. Vabbè, no, veramente, quindi affrettatevi perché appunto ne abbiamo poche per voi, perché sta appunto finendo. Esatto. Qui per Neri e Massimo c'è un saluto speciale da parte di Giuliana Jerugan, che sarebbe una delle letterine di Natale sul Nilo. Vi saluta. Persona fantastica, Giuliana. Veramente una ragazza... me la ricordo come una ragazza veramente simpaticissima, veramente una bellissima persona. Io se mi sente... gli mando tutti i miei più cari auguri di Natale. A posto. Grande Neri, no, molto disponibile Giuliana. Abbiamo fatto una diretta anche con lei, ci ha raccontato tanti aneddoti di Natale sul Nilo, quindi sicuramente risponde, sarà ascoltando anche lei. Comunque sì, a noi adesso a diretta finita metteremo il link per acquistare il libro di nuovo. Facciamo lo swipe up per quest'ulteriore sconto, diciamo, che Gremese Editore sta concedendo, no? Nel libro di Neri, 15 più 5% di sconto, no? 20%. Sì, sul più 5%, aspetta che mi dicono che devo darvi effettivamente un codice sconto che avevamo stabilito essere, ve lo scrivo qua, sign 2 palle, che è sign 2 palle. Okay. Quindi se scrivete questo... Sign due palle, ok, sì, esatto. Mi fa ridere questa cosa. Esatto. Le due palle per avere lo sconto. Ma invece vi posso chiedere... Bellissimo, fantastico comunque. Qual è il film a cui siete più affezionati entrambi? Io sono affezionato a Natale sul Nilo. Perché siccome ho una grande passione per i film d'avventura, certo, avventura tipo Inseguimento della Pietra Verde, Indiana Jones, Gioiello del Nilo, quel tipo di avventura, è stata una volta in cui ho avuto la possibilità di cavalcare quella cosa, per cui inseguimenti nel deserto, i berberi, i sepolti vivi, gli scorpioni magici, le mummie, per cui per me è stato veramente molto molto divertente. Massimo? No, Natale sul Nilo sicuramente. Natale sul Nilo e Vacanze Natale 95. Okay. Natale sul Nilo, campione di incassi poi anche. E finché è cassato di più di tutti quelli che abbiamo fatto con Massimo. Sì. Infatti qui c'è anche la classifica che aveva scritto anche Neri nel libro, mi pare. C'era la classifica dei 10 film che avevano incassato di più pure. Quindi ragazzi, rinnoviamo ancora l'invito, tra poco staremo appunto la diretta e lo swipe up per poter acquistare ancora il libro di Neri Parenti, due palle di Natale, fatevi questo bel regalo ragazzi, con un ulteriore sconto dal nostro link, come abbiamo detto, e che dire, ringraziamo Neri, Massimo e Alberto per questa bellissima chiacchierata e tutti i fan hanno apprezzato tantissimo. Bene. Ci risentiamo comunque, ci aggiorniamo presto. Grazie, ricordatevi. Grazie a voi.
ricordatevi Sign due palle, il coupon per avere un 5% in più di sconto. Esatto. Sign due palle. Vai. Esatto, lo metteremo tra poco per avere le idee più chiare. Esatto. Grazie. Ciao ragazzi. Ci salutiamo allora. Ciao, grazie ancora. Andate al cinema. Ci sentiamo presto. Al cinema. E come andate al cinema? Andate al cinema, andate al cinema a scassinare il cinema. Però andate. Telepanettone. Ciao Robbo. Ciao a tutti, ciao Eri, ciao Massimo, ciao Bello. Ciao. Ciao Cipollino. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Alberto, ciao Massimo. Ciao, grazie, ciao. Ciao Massimo. Ci vediamo presto. Allora, è rimasto il Massimino, ecco qua Massimino. Bene. Vediamo. Ciao Massimino. Oh, ricordiamo, In vacanza su Marte, In vacanza su Marte è su tutte le piattaforme digitali, vero Massimino? Sì, esattamente. E Google Play, 27, Prime. Sì. 27 si può vedere liberamente. Esatto. Sul canale 380. Bravissimo Marco. Ciao Cipollino. Buonanotte ragazzi. Beh, chiudiamo okay. Bro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cipollino calenta. Ciao così, ok. Ciao Massimino, a posto. Ci siamo Marco. Allora, bro. Saluto a tutti e poi ci vediamo alla prossima diretta, quindi l'anno prossimo sicuramente. Alla prossima diretta per l'anno prossimo ormai ragazzi. Salutiamo ancora Giuliana che ci sta guardando. Ciao Giuli, alla prossima. Alla prossima Giuliana, ciao, Giuliana. Rifaremo una diretta con Giuliana. Ci vediamo presto. Salutiamo anche il nostro socio Fede che ci sarà per la prossima. Oggi Fede ci ha abbidonato. Grande assente il Sali. E niente. Saluto Marco Carogno, collega, e lanciamo la sigla per chiudere. Sigla.